Il fenomeno di infortuni sul lavoro non si risolve lavorando così a compartimenti stagni, ma solo se un'intera comunità fa sinergia. Quindi mi sembra un buon inizio. Partiremo nei prossimi giorni con la convocazione dell'Osservatorio, un organismo più ristretto che darà i dati, è preposto proprio a individuare qual è la situazione, a monitorare il fenomeno e poi partiremo con dei tavoli settoriali per poi convocare il tavolo plenario per proporre le soluzioni che abbiamo individuato. Nei controlli che vengono effettuati nelle aziende, salute e sicurezza sul lavoro sono appunto gli ambiti dove si registra il maggior numero di violazioni. Molti cercano di stare nel torbido, nell'illegalità. Noi dobbiamo far uscire fuori questi fenomeni irregolari che inquinano il mercato legale. Tra gli ambiti dove è maggiore il rischio di infortuni sul lavoro, l'edilizia e l'agricoltura, ma anche il porto. Qui abbiamo un hub portuale importante, non dimentichiamo che per i prossimi anni ci sono investimenti che sfiorano il miliardo di euro. Dovremo vigilare attentamente, contiamo di rivedere presto anche il protocollo sugli appalti e il protocollo sulla legalità. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un'opportunità ma anche un rischio. Dove ci sono soldi, la criminalità si annida sempre. Dobbiamo stare attenti perché qui ci sono tante risorse che si sprigioneranno nei prossimi mesi e siamo convinti che la criminalità non sta a guardare. Abbiamo gli anticorpi per opporci, ma mai abbassare la guardia.